sempre con la casa misteriosa lassù nella nebbia, e ero rimasto appunto a questo brano rivelatore, no? Quando Thomas Olney sta conversando con il misterioso abitante della casa, di cui poi non ricorderà neanche il nome e l'identità, l'origine, e gli, come dire, a un certo punto sentono bussare alla porta, la porta che dà direttamente sull'abisso, no? Sulle nebbie che salgono dal mare, sullo strapiombo, e l'abitante non apre la porta, anzi la chiude a chiave e poi chiude tutte le finestre, e si vede una strana figura nera in successione che passa di fronte a tutte le finestre, evidentemente per cercare un pertugio in cui entrare, ma l'abitante se ne frega, riprende la conversazione con Olney e appunto a questo punto Lovecraft scrive una frase rivelatrice. Olney era lieto che l'uomo con la barba non avesse aperto, perché nel grande abisso vivono strane creature e il cercatore di sogni deve stare attento a non provocare o incontrare quelle sbagliate, no? Cioè qui appunto si rivela per l'ennesima volta che il racconto ha come tema appunto il mondo onirico. Il cercatore di sogni, il sognatore, è appunto l'uomo che si avventura nei sogni. Apparentemente Thomas Olney è semplicemente un escursionista curioso che è salito su una montagna, che però in realtà non è una montagna reale, appunto perché appartiene a un contesto mitico, si trova fra la mitica Arkham e la stregata Kingsport, vicino all'altrettanto mitico fiume Miskatonic, no? Di questo New England mitico inventato da Lovecraft, che non è altro che appunto la mitizzazione dei bei posti della sua infanzia. E quindi in pratica Thomas Olney è un cercatore di sogni, no? E incontra un altro cercatore di sogni che vive lì da molto tempo, che vive nel mondo dei sogni da molto tempo in realtà, no? E infatti è un essere umano, cioè da notare che è un essere completamente umano, non è uno strano mostro dell'altrove. E quindi si capisce, no, che il contesto, una volta di più, il contesto del racconto non è appunto uno dei rami dell'altrove nel senso di abissi cosmici, ma l'altro altrove è quello positivo, quello del mondo onirico. Perché a questo punto è sempre importante distinguere, no, fra l'altrove onirico, che è un mondo presso il nostro, la terra dei sogni, e l'altrove cosmico, quello appunto oscuro, gli abissi sia del profondo che del cosmo, dello spazio, no, che si stendono al di là del mondo degli uomini. Dunque, le ombre e soprattutto qua in questa frase si rivela appunto il contratto, il cercatore di sogni e rischia di incappare in quell'altro altrove, l'altrove da cui vengono gli incubi, perché cercando i sogni, cercando visioni di sogni, rischi di trovare anche le creature dell'incubo. Le ombre cominciarono a raccogliersi, prima piccole e furtive sotto il tavolo, poi più ampie e audaci negli angoli dei pannelli neri. L'uomo con la barba fece enigmatici gesti di preghiera e accese alte candele in candeliere d'ottone bizzarramente scolpiti. Ogni tanto guardava la porta come se aspettasse qualcuno, e alla lunga la sua attesa fu premiata da alcuni colpi che evidentemente seguivano un codice antico e segreto. Stavolta l'uomo con la barba non guardò neppure dallo spioncino, ma tirò il grande paletto di quercia e fece scattare la serratura. In questo modo la porta massiccia si aprì sulle stelle e sulla nebbia. Poi, al suono di oscure armonie, fluttuarono dall'abisso i sogni e le memorie
dei signori della terra ora sommersi e riempirono la stanza. Fiamme d'oro guzzavano fra i riccioli impastati d'alghe e Olni, nel rendere loro omaggio, provò il più totale sbalordimento. C'erano il grande Nettuno, gagliardi tritoni e fantastiche Nereidi, e in equilibrio sul dorso dei delfini vi era un'enorme conchiglia bivalve in cui viaggiava la grigia e spaventosa figura del primitivo Nodens, signore del grande abisso. Le conchiglie più piccole impugnate dai tritoni emettevano fantastici suoni e le Nereidi riecheggiavano colpendo il guscio risonante di sconosciuti abitatori delle caverne abissali. Il peluso Nodens allungò una mano avvizzita e aiutò Olni e il suo ospite a salire a bordo della conchiglia, mentre dai nautili e dai gusci delle altre creature si levava un clamore spaventoso. Il favoloso convoglio si librò nell'aria e gli squilli e le grida si persero nell'eco dei tuoni. Per tutta la notte, a Kingsport, la gente fissò l'altissima parete quando la nebbia e il temporale lo permettevano. Verso le ore piccole, vedendo che le finestrelle della casa si erano fatte buie, si cominciò a parlare di sciagura e disastro. I figli di Olni e la robusta matrona pregarono il blando e appropriato Dio dei Battisti e si augurarono che il viaggiatore avesse portato ombrello e stivali perché la pioggia non sarebbe cessata fino al mattino. L'alba salì gocciolando dal mare, avvolta dalla nebbia, e i galleggianti fecero risuonare il loro segnale nei vortici d'aria bianca. A mezzogiorno corni fatati squillarono sull'oceano e Olni, asciutto e senza stivali di sorta, scese dalle scogliere e tornò all'antica Kingsport con lo sguardo di chi ha visto luoghi remoti. Non riusciva a ricordare i sogni che aveva sognato nella casupola dell'eremita, né il modo in cui fosse riuscito ad attraversare la fenditura che nessun piede umano aveva mai calpestato prima. Con nessuno poté discutere della sua esperienza, tranne che col terribile vecchio, il quale in seguito mormorò strane cose nella lunga barba bianca e giurò all'uomo che l'uomo che era sceso dalla cresta non era lo stesso che vi era salito. Da qualche parte sotto il tetto grigio della casupola o nelle distese inconcepibili della nebbia bianca e sinistra era rimasto imprigionato lo spirito perduto di colui che era stato Thomas Olney. Da quel giorno e per numerosi anni vissuti all'insegna del grigiore della banalità, il professore ha lavorato, mangiato, dormito e fatto senza batter ciglio i suoi doveri di cittadino. Non sogna più la magia delle colline remote, non sospira al pensiero dei segreti che affiorano dal fondo dell'oceano come verdi scogliere. Il fatto che i suoi giorni siano tutti uguali non gli dà pena e i pensieri logici e ordinati soddisfano la sua immaginazione. Sua moglie diventa sempre più grassa e i ragazzi crescono, prosaici e ormai in grado di rendersi utili. Il professore non manca mai di sorridere con orgoglio quando l'occasione lo richiede. Nei suoi occhi non c'è più alcuna luce inquieta e solo di notte, nei sogni vagabondi, drizza ancora le orecchie per captare il suono di campane remote o di corni fatati. Non è più stato a Kingsport perché alla sua famiglia non piacevano le vecchie buffe case e sua moglie giudicava le fognature assolutamente insufficienti. Oggi possiedono un moderno bungalow a Bristol Islands, dove non ci sono creste inviolate e i vicini sono moderni e urbani. Allora, questo brano mostra tantissime cose, come avrete già intuito, no? E, appunto, sembra che l'abitante, il misterioso abitante della casa, compie un misterioso rituale di tipo magico-religioso di evocazione. No? E cos'è che evoca, chi evoca l'abitante con questo strano rituale? Accendendo le candele, no? Classico atto di tipo religioso di molte religioni, non solo di quella cristiana, ma di l'accendere il cielo, accendere candele, e anche della stessa stregoneria, insomma, è un atto comune, no? Accendere una luce per evocare, questo indicativo
cioè fa capire che si tratta appunto di un cerimoniale di tipo magico religioso che viene da tempi remoti, evoca le nebbie che portano i sogni dall'abisso. E appunto quando sente bussare alla porta, apre la porta ai sogni belli, ai sogni positivi, no? E dall'abisso sono venuti Nettuno con tutte le Nereidi, i Tritoni, le Sirene, i Delfini, tutte le creature dell'oceano, e appunto i signori della terra che sono sommersi, i signori di Atlantide, i dei di Atlantide che sono sommersi. Nettuno, sappiamo, Poseidone era il dio supremo di Atlantide secondo Platone, e in aggiunta vi compare un'altra figura di cui avevo già parlato in un altro racconto, non di Lovecraft, Nodens. Nodens in realtà non è che la versione celtica di Nettuno, infatti lo dice già il nome. Nodens era un dio appunto che veniva adorato, dio delle fonti termali presumibilmente, o comunque delle acque che scaturivano dal sottosuolo, no? Come il sumero Enki e come lo stesso italico Nettuno, che in origine era la divinità delle fonti, dei pozzi, per esempio in Trentino, veniva adorato come appunto il dio delle fonti, dei fiumi, dei ruscelli, e c'è anche una leggenda sull'ultimo sacerdote di Nettuno, di cui a suo tempo parlerò invece nel ciclo delle leggende italiche. E affine anche al Nectan etrusco, anche il dio dei pozzi. Nodens compare nel racconto, cioè si accenna a lui nel racconto Il grande dio Pan di Arthur Machen, di cui avevo già parlato, e viene ritratto come dio dell'abisso. In realtà non ha somiglianze con il dio Pan, no? Ma viene citato appunto come anche egli immagine, archetipo di una natura misteriosa, arcaica, no? Di una forza della natura oscura, presente nelle cose che vediamo ma che noi non percepiamo completamente, no? E Nodens viene ritratto appunto come un essere irsuto, peloso, ma non si capisce perché sia così, non è ben chiaro, non lo spiega. Probabilmente perché, ipotizzo io, perché Lovecraft ha fatto invece lui un'associazione fra Nodens e Pan, mentre in realtà bisognerebbe farla con Nettuno. E quindi l'ha immaginato come irsuto, proprio come era il grande dio Pan, no? Proprio perché si riferisce al racconto di Arthur Machen, dato che Arthur Machen è stato uno dei padri ispiratori, dei padri spirituali letterari di Lovecraft, e i suoi racconti hanno ispirato i racconti del ciclo di Cthulhu. E si nota anche questo legame forte fra la letteratura di Arthur Machen e quella di Lovecraft, soprattutto per esempio nel racconto La storia del sigillo nero, dove viene introdotta appunto l'idea di una specie non umana, non completamente umana, magari imparentata con l'uomo ma comunque molto diversa per altri versi, mostruosa, che avrebbe abitato la terra prima degli uomini, no? Che sarebbe poi l'origine dei miti sugli elfi e le fate, no? Visti appunto non come creature positive come per esempio in Tolkien, no? Dove anche lì sono gli Eldar, cioè gli Elders One, gli antichi, sono visti in modo prevalentemente positivo, anche se poi si è scoperto che per Tolkien non erano completamente positivi, no? Invece in Arthur Machen diventano qualcosa di decisamente negativo, di malvagio. E qui chiudo, arrivederci.